Alfredo Anzani, secondo portiere del Croce Palaniti. Una bella partita quella del Palaniti, oggi opposto alla Benetese, avete perso 3-2, ma il pareggio vi stava pure stretto. Assolutamente, per la quantità di occasioni create che i miei compagni di squadra sfortunatamente hanno sprecato, ecco. Mi dispiace perché comunque non meritavamo questo passivo, impareremo dagli errori nelle prossime partite. Ma non si può lottare contro la sfortuna, dopo l'uscita del centrale Ripepi le cose sono andate a catapascio. Esattamente, assolutamente, diciamo che siamo stati penalizzati dall'uscita del nostro centrale titolare, un bravissimo ragazzo, un bravissimo giocatore, ecco, per noi è... Pure in questo siamo stati penalizzati. Il pallone non ha voluto saperne di entrare nella porta della Meritese. Assolutamente no, sembrava stregata oggi, ma non è la prima partita che ci capita questo, sono molto sincero. Evidentemente la dea bendata ci è andata contro. Però avete giocato una grande partita nella Fossa dei Leoni del Maro Simone. Assolutamente sì, è sempre difficile giocare in questo stadio, è una bellissima struttura. Siamo stati sfortunati, complimenti alla Melitese. Avete giocato un match con carattere e personalità fuori casa? Assolutamente sì, è sempre importante, ma ne sono consapevole della mia squadra che ha tanta personalità, ha tanto carattere, magari a volte eccessivo, però oggi ce l'abbiamo messa tutta fino all'ultimo minuto, all'ultimo secondo e purtroppo non è entrata, ci rifaremo alla prossima. Eccolo qua, il grande Domenico Tripodi, Mimmo per gli amici, abbiamo detto che abbia portato il Bacalate dalla terza categoria all'eccellenza, poi ha allenato anche Meritese, Nono Melito, la Bovese, ovunque sia passato ha lasciato il suo segno, oggi impegnato in questa società come presidente, direttore generale, allenatore, quel che serve, quelli che necessita. Una bella partita vinta dal mago della panchina che ha saputo dosare, diciamo così, le forze della panchina. Microfono a Domenico Tripodi per una disamina di questo match. Sì, grazie Domenico, tu sei molto colorato, però sei un intenditore di calcio. Oggi abbiamo vinto una partita bella, sofferta, contro una squadra forte ed era giusto vincere perché abbiamo preso un gol da stupidi, poi abbiamo fatto 3 gol, abbiamo avuto più volte l'occasione per fare il quarto e poi purtroppo abbiamo preso quel gol del 3-2 che ha riaperto un po' la partita e che ha ringalluzzito la squadra avversaria, il Croce, che sembrava tramortito, poi dopo quel gol insomma ha preso di nuovo. Soprattutto dopo quel 4-2 che avete fallito in maniera davvero clamorosa. Vabbè, questo è il gioco del calcio, succede, sì. La troppa sicurezza ha fatto sì che quel ragazzo bisognava solo spingerlo ed è riuscito a sbagliare un gol incredibile. Nonostante tutto ti dico che abbiamo fatto una buona prestazione che viene dopo l'ottima prestazione che avevamo fatto domenica scorsa. Se ti ricordi parlavamo di una squadra che stava giocando bene e che raccoglieva poco. Oggi forse non ha fatto una partita come le altre, come contro il Cinque Frondi, contro il Lazzaro e compagnia, contro il Catona. Oggi forse non ha giocato, però ora si stanno raccogliendo i frutti. Con maggiore astuzia. Te l'avevo detto che il girone di ritorno sicuramente avremmo fatto meglio del girone di andata. Abbiamo iniziato bene, stiamo facendo bene, i ragazzi stanno giocando con entusiasmo e quindi molto probabilmente in futuro avremo altre soddisfazioni. Ora la classifica si è finalmente sistemata? Sì, la classifica si è sistemata, era un po' deficitaria, parlavamo nelle settimane scorse, era un po' deficitaria. Adesso con queste 2 vittorie, sai, anche considerando il fatto che domenica abbiamo una trasferta durissima ad Antonimina, dopo di questa trasferta il nostro campionato comincerà ad essere un po' più leggero sulla carta, quindi abbiamo superato questo scoglio di oggi che era importantissimo perché il Croce ha dimostrato anche sul campo onestamente di essere una squadra grintosa. Il pareggio non avrebbe fatto gridare allo scandalo?
No, il pareggio no, però voglio dire, noi meritavamo, eravamo sul 3-1, abbiamo avuto tante volte l'occasione di fare il 4-1, tu stesso stavi parlando di quel 4-2 clamoroso che insomma un gol fatto, loro sicuramente avranno anche loro da recriminare forse, però secondo me il risultato è giusto, giustissimo, ed era giusto vincere. Abbiamo vinto soffrendo, che è quella cosa che mi piace di più, abbiamo vinto con grinta e con determinazione. Avete tesaurizzato gli errori. Sì, noi anche se abbiamo preso due gol su errori un po' banali, su stupidità fatte non volute, quindi, però tutto sommato devo dire che la squadra ha giocato bene, ti ripeto, si sono sacrificati, è una vittoria importante, che ce la prendiamo tutta, che ci dedichiamo noi mister, che facciamo che alleniamo la squadra durante la settimana, io, Romeo e Macheda, e colgo l'occasione anche per fare le condoglianze a Peppe. E ci uniamo. A Peppe e a Pasquale, che è uno dei nostri, per la perdita della mamma di Pasquale, quindi loro saranno più contenti di noi. Ieri siamo stati, abbiamo parlato, e loro sono più contenti di noi, specialmente Peppe, perché sti ragazzi li ha tirati su lui, e quindi buona parte del merito di questa vittoria di oggi è sicuramente di Peppe Macheda. È sempre poco elegante parlare delle individualità, ma il portiere Manti oggi ha dimostrato di avere i numeri giusti, senza togliere nulla togliere al bomber Vincenzino Zaccone, autore di due doppiette in 8 giorni, e poi soprattutto quel veterano, un vero duro del Pentagono, che ha risolto diverse mischie furibonde. Parliamo di Peppe Laganà. Sì, Peppe Laganà oggi ha dimostrato di essere uno che ci tiene alla squadra, perché prima di entrare in campo gli ho dato l'incarico di seguire un po' la squadra, di alzarsi dalla panchina a gridare, lo ha fatto in modo egregio, poi è entrato in campo e ha fatto il resto, ha fatto quello che lui sa fare, ha giocato bene. Peppe è uno che merita, è rimasto in panchina senza dire una parola, anzi ti dirò, è stato molto utile anche nella nostra panchina. Quindi Peppe, poi parlavamo di Manti, guarda, Manti è un buon portiere, io però ho difficoltà la domenica, perché oltre a Manti abbiamo altri due portieri validi, tutte e due età, e Pulitano, quindi mi trovo in grosse difficoltà, ti dico, la domenica che devo far giocare, però in questo momento forse Manti ha qualcosa in più, poi è giovane, è uno che sta meritando, e quindi niente, togliendo ai due Pulitano e Ida, che meritano quanto Manti di giocare. Bene Caracciolo, bene i Gurnari, bene Barrega, bene Angelo Ida e via discorrendo. Sì, vabbè, intanto prima stavi parlando anche di Zaccone, vabbè, è il nostro punto di riferimento. Zaccone è uno che i gol li fa. 14 reti se non andiamo errati. Fortissimo, quando gli gira è imprendibile in queste categorie. E poi Verduce, insomma, i Gurnari, vabbè, tutti bravi, dai. Abbiamo vinto una partita meritando e siamo tutti contenti. A questo punto la Melitese la smette di guardarsi le spalle e guarda anzi più avanti. Forse nel proseguo del campionato ci potrebbe essere qualche altra sorpresa in bim bum bam. Vabbè, noi giochiamo di domenica in domenica senza fare calcoli, anche perché adesso siamo nella possibilità di non fare calcoli, anche perché la coda si allontana, quindi siamo un po' più tranquilli, si può scendere in campo più tranquilli, quindi voglio dire, in seguito sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni. Mister Maurizio Aloisio era alla ricerca della bacchetta magica di Sambuco di Harry Potter per realizzare il miracolo del pareggio. Sì, cercavamo più che miracolo, cercavamo, arrivederci, di pareggiare la partita, perché secondo me lo meritavamo. Soprattutto il secondo tempo, dove abbiamo espresso un gioco abbastanza fluido, siamo arrivati un sacco di volte in porta, ma la sfortuna oggi, non ci ha aiutato oggi, diciamo. Ci mettiamo, come si suol dire, ci rimbocchiamo le maniche e da martedì ripensiamo alla partita col Polistena in casa. Una squadra ben messa in campo, difesa, centrocampo, attacco, che ha attaccato come il toro nell'arena a testa bassa
e che certamente meriterebbe il pareggio, lo abbiamo detto più volte anche nella telecronaca. Sì, diciamo che già dopo un quarto d'ora avevo aperto un cambio con un difensore centrale, l'altro difensore centrale di ruolo era squalificato, quindi già perdo, diciamo, due pedine fondamentali, mi sono mancate sia per squalifica per infortunio, però le abbiamo sopperite tranquillamente, anche se il secondo tempo, il primo tempo non siamo entrati proprio in campo, abbiamo regalato un tempo agli avversari. Abbiamo intuito e l'abbiamo detto che l'uscita di Repepi avrebbe comportato problemi seri per la squadra, perché non era solo ottimo in fase di interdizione della manovra avversaria, ma anche come proposizione della propria manovra. Infatti il mio gioco preferisco ripartire da dietro con i difensori e giocare con i difensori, avendo Repepi che tecnicamente è di un'altra categoria secondo il mio punto di vista, lui imposta il gioco da lì. Infatti il secondo tempo abbiamo cercato di giocare sulle fasce, non passare più centrali, ma giocare sulle fasce dove li abbiamo messi in difficoltà. Meritavamo il pareggio senza dubbio, però purtroppo questo è il calcio, non possiamo farci niente. Dopo l'ingresso di un paio di Panzer di Guderian la musica era cambiata. Sì, effettivamente ho fatto riposare qualcuno, anche perché in settimana abbiamo fatto carichi di lavoro pesanti, quindi ho preferito fare alcuni cambi. Poi mi hanno dato ragione a me i cambi, che abbiamo pareggiato la partita, stavamo pareggiando la partita quasi, abbiamo fatto il 3-2, potevamo pareggiare e se ci credevamo di più dovevamo vincerla, però purtroppo non ci siamo riusciti, peccato. C'è solo l'amarezza della sconfitta, ma una squadra che gioca fuori casa con carattere e personalità? Lo so, i ragazzi sanno come la penso io, in caso fuori a me non mi cambia la cosa, io vado a giocarmi le partite per vincerle. Se poi non ci riesco e sono più bravi gli avversari, dico bravi, però oggi dico peccato perché potevamo vincere secondo me, tanto rispetto per il merito perché comunque è una squadra ben organizzata, però cioè, per me, io guardo la mia squadra e dico che oggi abbiamo perso 3 punti secondo me. 4 palle gol nei primi 8 minuti che avrebbero potuto cambiare il corso della storia. Lo so, purtroppo i ragazzi lì all'inizio, se al posto di tirare in porta l'appoggia il compagno, che c'era il compagno solo, la mette dietro, segniamo 1-0, forse la partita è diversa. Sì, siamo andati in vantaggio, ma dopo il vantaggio ci siamo persi, perché eravamo partiti benissimo, infatti lì vedevo bene. Poi dopo il vantaggio ci siamo disuniti, l'infortunio, una serie di cose che comunque non sono andate bene. All'interno dello spogliatoio poi gliel'ho fatto capire qual è stato il problema, infatti il secondo tempo è entrato un'altra squadra in campo. Nel secondo tempo il trainer ha suonato il suo olifante, ha sguainato la durlindana. Lo so, sì, è stato così, l'ho cercato, li ho spronati anche a livello mentale perché si erano un po' abbattuti, però le partite sul 3-1 il primo tempo si possono ribaltare tranquillamente, cioè non sono stati casi, quindi potevamo ribaltarla tranquillamente. Un grande Croce Palaniti che ha deliziato la platea, anche non di parte. Grazie, sono contento di questo, non sono contento solo del risultato. Prendo di buono il secondo tempo, ma non il primo tempo, sono contento solo di quello. Del risultato e della prestazione dei ragazzi in parte. Non è abituato alle interviste, ma cercherà di farlo il cacciabombardiere della formazione locale, capocannoniere, goleador del campionato, Vincenzino Zaccone. 14 reti in questa stagione al suo attivo. Allora, è stata una partita veramente dura, io sono veramente arrivato stremato alla fine. Come posso dire, sono contento, siamo contenti tutti perché 2 vittorie consecutive quest'anno non le avevamo ancora fatte, quindi c'è comunque consapevolezza di poter fare bene, di raggiungere comunque un buon obiettivo. La salvezza dovrebbe essere alla nostra portata, magari qualcosa in più se riusciremo a fare comunque dei buoni risultati. Ora la prossima ad Antoni Mina sarà una partita difficile, però per la partita di oggi sicuramente siamo soddisfatti, abbiamo fatto la partita giusta per poter vincere. 2 doppiette in 8 giorni. 2 doppiette in 8 giorni, speriamo che io possa fare ancora più gol, l'anno scorso ne ho fatti circa 25, me ne mancano ancora 10, ma l'importante è la squadra, poi i gol verranno dopo.